Lavori in corso alla villa comunale di Palazzolo per farla diventare uno dei più bei giardini pubblici della Sicilia, un luogo attrattivo dell'isola, un punto di riferimento per i turisti, ma anche per le famiglie, gli anziani, i bambini. Questo giardino pubblico che abbiamo ereditato dai nostri avi è nostro dovere curarlo, renderlo sempre più bello, togliere gli alberi che si sono ammalorati, metterne dei nuovi, rispettando quelli che sono le tipologie storiche, mettendo, innestando qualcosa in più, ma a curarlo per come si deve curare, renderlo fruibile, renderlo sempre più bello, renderlo attrattivo soprattutto. La villa come impostazione, per chi la conosce, per chi è venuto, per chi l'ha visto, e il barone Messina la fece progettare nel migliore dei modi, e quindi è già un'impostazione tra le più belle della Sicilia. Noi puntiamo ad essere un punto attrattivo della Sicilia e chi viene qua già apprezza tantissimo e soprattutto ritorna. Un luogo paradisiaco, come afferma orgoglioso lo stesso sindaco Gallo. Ma questo è un luogo per le famiglie, un luogo per i bambini soprattutto. Noi abbiamo un'area fine a Palazzolo, poi circondati dal profumo delle rose, dei fiori, dall'ossigeno che emanano le piante, e si completa il tutto, quindi è un luogo, non perché sono il sindaco di Palazzolo e questa è la villa di Palazzolo, ma è un luogo paradisiaco.